Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare di come scegliere gli infissi. Su questo tema ho scritto un libro che puoi trovare su Amazon e leggere questo libro sarebbe la miglior cosa da fare se vuoi sapere come scegliere i tuoi infissi. Ma in questo video ti voglio dare comunque 8 consigli utili per non sbagliare. Il primo consiglio è la scelta del materiale. Per aiutarti in questa scelta ho scritto diversi articoli, dovresti trovare il materiale che più si presta alle tue esigenze e alle tue dimensioni che hai negli infissi che ti occorrono. Il secondo punto è la scelta del vetro. La scelta del vetro è fondamentale, è ancora più importante del materiale. E come per il materiale ho scritto diverse guide. Chiaramente la cosa migliore sarebbe affidarsi a un consulente tecnico preparato che ti aiuti nella scelta. Ma se tu vuoi fare un'idea, leggendo queste guide può aiutare tanto. Il terzo punto è la posa in opera, perché la posa in opera è fondamentale. Anche il migliore infisso posato male rimane un infisso che funziona male. Quindi hai speso tanto e non hai risultati. Quarto punto, l'isolamento termico. Di quanto isolamento termico hai bisogno? E mi raccomando, ragiona sempre con l'equilibrio. Inutile mettere un infisso super termico, magari con un vetro triplo, quando la tua casa non ha un isolamento adeguato, butteresti solamente via i soldi alla finestra. Stesso discorso sul quinto punto, l'isolamento acustico. L'isolamento acustico è molto importante. Se ad esempio stai in una zona rumorosa e vuoi attutire e attenuare un po' i rumori che provengono dall'esterno, ma se hai delle zone, dei muri dove passa tantissimo rumore, solo sostituendo le finestre non otterrai il beneficio sperato. Sesto punto, sicurezza. Di quanta sicurezza hai bisogno? Magari gli edifici attuali non hanno nessun tipo di sicurezza e tu vuoi stare più tranquillo, potresti mettere un edificio del tipo blindato, ma anche sicurezza comunque per gli abitanti della casa, quindi sicurezza contro gli infortuni, questo è importante. Settimo punto, garanzia. La garanzia che ti può dare quell'azienda o quell'infisso che tu hai scelto, che questo è molto importante. Ultimo punto, ottavo punto, il colore. Il colore è molto importante e va un pochettino a restringere la cerchia del primo punto dei materiali, perché ci sono alcuni colori che sono più facili da ottenere con dei materiali piuttosto che con altri. Anche di questo ho scritto diverse guide, te le linko tutte all'interno dell'articolo che puoi trovare cliccando nella descrizione del video. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, se ti occorrono nuovi infissi e ti occorre un consulente preparato sei anche nella nostra zona, puoi provare a farci una richiesta su www.bisacchi.it oppure leggi il mio libro che è una lettura che ti aiuterà tantissimo a capire molte di quelle cose che normalmente non vengono dette, un po' per mancanza di preparazione e un po' per mancanza di tempo. Ciao e al prossimo video!